Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi, vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Quando sono arrivata a conoscenza di questa storia non ho potuto far altro che proporvela in un video. Anche perché ho notato che avete particolarmente apprezzato il video su Luca Delfino. Alcune di voi sotto quel video, poche, mi hanno chiesto di raccontare la mia storia. Ecco, non è che non me la senta, credo che però in quella relazione non c'ero solo io, c'era anche un'altra persona. Eravamo in due, quindi non voglio fare di YouTube il mio caro diario, perché dovrei raccontarvi la mia storia che non si limita ad essere solo mia. Senza offesa ragazzi ovviamente, ma io non voglio mancare di rispetto a nessuno. Questa storia vi avviso, forse vi farà piangere, arrabbiare, indignare. A me è successo tutto questo mentre stavo cercando informazioni per farvi questo video. Il video di oggi parla di nuovo di un amore malato. Un amore che purtroppo è simbolo degli schiaffi e delle contusioni piuttosto che del cuore. Recentemente c'è stata la giornata contro la violenza sulle donne. Ma io credo che una giornata non basti. Ogni giorno dobbiamo ricordarcelo. È nostro dovere farlo. E questa storia ne è la dimostrazione pratica. Oggi vi racconto la storia di Anna Rosa Fontana, che è venuta a mancare non una, ma due volte. E no, non è resuscitata. Questa è la storia di Anna Rosa, ed è solo sua. Noi però, dalla sua storia, possiamo imparare qualcosa. Forse non impareremo, come non ho imparato io, cose positive. D'altro canto, la mia intenzione è quella di raccontare la storia di una donna che, nonostante sia una vittima, si dimostra forte. La storia che vi racconto oggi si svolge tra i sassi di Matera. È lì che è nata e cresciuta Anna Rosa. E Anna Rosa è forte esattamente come le pietre storiche della sua città. Da piccola Anna Rosa è una bambina adorabile, piena di amore e dolcezza. È anche un po' pazzerella, così la ricorda amorevolmente sua madre. Anna Rosa è la più piccola delle sorelle ed è coccolata e amata da tutti. Anna Rosa però è anche testarda. Incontra un uomo, si innamora e lo sposa, anche se i suoi genitori sono contrari a quell'unione. Da questa relazione nascono due bambini, ma la felicità dei primi tempi purtroppo svanisce alla svelta. Anna Rosa si sente sempre di più da sola, suo marito per lavoro deve spostarsi e quindi sta tanto tempo lontano da casa. Quindi, alla fine, Anna Rosa prende i bambini e ritorna dai suoi genitori. Inizialmente Anna Rosa ovviamente è distrutta, le sorelle provano a rincuorarla, le dicono che non è di certo finita, che può rimettersi in gioco, le dicono che l'amore può di nuovo bussare alla sua porta. Quindi, nonostante un matrimonio naufragato, tra l'altro così tanto in giovane età, Anna Rosa riesce ancora a credere nell'amore. Arriva più o meno la primavera del 2001. Anna Rosa rincomincia a uscire. Va in qualche bar, fa il giro dei negozi in centro, guarda qualche vetrina. Ed è proprio dal riflesso di una vetrina che Anna Rosa nota un uomo che la sta osservando. Si gira, lui la saluta e si presenta. È il Chieco Paolo. I due iniziano a frequentarsi. Anna Rosa si apre con Paolo. Gli spiega che ha avuto una forte delusione perché lei con suo marito ha passato tanto tempo a costruire e alla fine tutto quel costruire si è rivelato vano. Inutile. Paolo però Anna Rosa la stringe a sé, la bacia, le dà attenzioni, le promette che avrebbero vissuto una vita serena assieme. Ma soprattutto lui l'avrebbe trattata come una principessa. Anna Rosa ci crede e decide di rimettersi in gioco. In famiglia non dice che si sta frequentando con Paolo, si limita a dire che lui è solo un amico un po' espansivo. Ecco perché li vedono spesso in giro, a passeggiare, abbracciati. La sua famiglia fa finta di niente, ma di base è consapevole che Anna Rosa sta frequentando un altro uomo. Peccato che fin da subito la relazione tra Anna Rosa e Paolo non inizia benissimo. Si frequentano, ma dopo un po' di tempo Anna Rosa inizia a chiedergli: Paolo, ma cosa sono io per te? Noi due cosa siamo? Paolo risponde sempre in malo modo e Anna Rosa per un po' accetta anche queste risposte, fino a quando un pomeriggio non si ritrovano a giocare a biliardo. Sono in un bar, Anna Rosa ha in mano la stecca e sta puntando una palla da mandare in buca. Paolo le dice spazientito: ma ti muovi? La donna quindi alza lo sguardo, gli va vicino e gli chiede di nuovo: Paolo, io per te cosa sono? Paolo prova a fare lo spiritoso e risponde: una lentissima giocare a biliardo. E poi si mette a ridere, peccato che rida solo lui. Anna Rosa a questo punto non ci sta, lo guarda e seriamente gli chiede: ma riesci ad essere serio per 10 minuti di fila? Non mi sembra una domanda tanto impossibile a cui rispondere. Paolo risponde in questo modo, testuali parole: ma che palle, quando mi fai queste domande? Anna Rosa lo blocca e gli chiede: profonde? Paolo la guarda e dice: no, del cazzo, stavo proprio pensando a questo, delle domande del cazzo. Non so cosa vuoi che ti risponda, sempre a voler mettere etichette sulle cose, sempre a voler parlare di cosa uno sente, di cosa uno vuole. Lo sai cosa voglio io? Voglio giocare a biliardo tranquillo. E basta. Anna Rosa a quel punto prende la stecca, la appoggia sul biliardo, lo guarda e prima di andarsene gli dice: bravo, bene, divertiti. Ed esce dal bar. Ma Paolo ovviamente la insegue, le chiede scusa, le dice che non è bravo in queste cose romantiche. Però ha una sorpresa per lei.
Paola porta Anna Rosa sotto un palazzo, le dice che c'è un appartamento libero e che conosce il proprietario, il quale è disposto a fargli un prezzo di favore. È così che Anna Rosa si convince, è vero, quell'uomo è burbero, è spigoloso, ma adesso in quel momento le sta dimostrando davvero che a lei ci tiene. È felicissima, torna a casa, presenta Paolo alla famiglia e annuncia che con quell'uomo vuole andarci a convivere. La madre di Anna Rosa, ossia Camilla, probabilmente già ci vede lungo e le dice: guarda, tu puoi andare dove vuoi. I bambini però restano qui, li lascia affidati a me. Anna Rosa quindi decide di credere di nuovo nell'amore, ma pensa che sia giusto proteggere i suoi figli, i suoi bambini. Hanno già sofferto abbastanza per la mancanza del padre, che li ha abbandonati e praticamente non chiede neanche mai di loro. Anna Rosa e Paolo quindi si trasferiscono, sistemano la casa, ridipingono le pareti. Poi ecco che la sorella di Anna Rosa, Paola, le invita a pranzo. Paolo e Anna Rosa arrivano a casa della sorella di Anna Rosa, ossia Paola, si mettono a tavola e Paola inizia a fare qualche domanda. Paola dice a Paolo: guarda, mia sorella non si è sbottonata poi così tanto nel parlarci di te, quindi mi dici qualcosa, ad esempio dove lavori, cosa fai nella vita, di cosa ti sei occupato. Paolo però taglia corto, dice che non ne vuole parlare assolutamente, e Paolo non vuole dire niente per un motivo ben preciso: fa sempre lavori precari e saltuari, prima faceva il macellaio, ora è diventato un manovale. Però Paolo non ha un lavoro stabile e bello di cui vantarsi, non ha una vita perfetta. Quindi svia le domande e durante quel pranzo si rivolge anche ad Anna Rosa in modo alquanto aggressivo. Anna Rosa sta chiacchierando con sua sorella, Paola. Paola a questo punto le chiede: mi puoi passare l'acqua? Lei non se ne rende conto e presa a parlare con sua sorella, fino a quando Paolo non tuona: mi vuoi passare quella cazzo di acqua? È a questo punto che Paola, la sorella di Anna Rosa, non ha una buona impressione. Quando Paola infatti se ne va, prova a dire alla sorella che le sembra un uomo un po' troppo irascibile. Ma Anna Rosa dice che quando sono da soli la tratta benissimo, la coccola, la abbraccia, la tratta esattamente come una principessa. Paola comunque prova a dire ad Anna Rosa che quel tizio l'ha inquadrato e non è una persona su cui si possa riporre fiducia. Anna Rosa però se la prende, lei è la più piccola della famiglia e sente che chi le sta intorno la tratta un po' come una sprovveduta, una ragazzina che non sa fare le scelte giuste. Paola non vuole litigare con sua sorella, quindi le dice semplicemente: io voglio che tu sia felice. A questo punto Anna Rosa confessa a sua sorella il suo desiderio più grande. Vuole tornare ad avere anche lei una famiglia serena, unita e felice. E Paolo sembra proprio l'uomo giusto per lei. Paola, davanti a questa confessione della sorella, le prende semplicemente le mani e le dice: se tu ti fidi, mi fido anch'io. Anna Rosa ora vive quindi con Paolo, ma l'uomo ogni giorno di più inizia a essere geloso, ossessivo. Tutto inizia in una giornata in cui Anna Rosa deve passare da sua madre per stare un po' con i suoi figli. È un po' di fretta, quindi decide di passare al bar per bere un caffè al volo. Però Anna Rosa non si ferma in un bar qualunque, si ferma in un bar che frequenta spesso. E infatti il barista, senza strane seconde intenzioni, la chiama bellissima. Insomma, le fa dei complimenti innocui, perché si nota che quello è semplicemente un atteggiamento galante. Come quel barista si comporta così con lei, lo fa con tante altre clienti abituali. Il problema nasce quando Paolo chiama Anna Rosa, che ha già ordinato il caffè ma non è ancora stata servita. Paolo quindi la chiama e la prima cosa che le chiede è: dove sei? Anna Rosa risponde: devo andare da mia madre per stare un po' con i bambini. Paolo a questo punto dice: ma perché sento delle voci, dei rumori di sottofondo? Anna Rosa risponde molto tranquilla: no, guarda, senti dei rumori di sottofondo perché mi sono fermata in un bar a bere un caffè. Paolo di nuovo insiste e le chiede: e quando torni? Anna risponde: guarda, non saprei, sono le 2, immagino di star lì un po' di tempo. In quel momento esatto, il barista le consegna il caffè e le regala anche un cioccolatino dicendole: ecco qui il tuo espresso, il cioccolatino è in omaggio, perché oggi sei proprio bellissima. Paolo sente la conversazione e immediatamente chiede ad Anna Rosa: con chi stavi parlando? Anna Rosa risponde tranquilla: beh, Pino. Paolo a questo punto alza la voce e inizia a dire: e chi è sto Pino? Voglio sapere chi cazzo è questo Pino qua. Anna Rosa gli dice: ciccio, cerca di abbassare un attimino il volume che non siamo io e te ma sono al bar. E secondo te chi cacchio è Pino se non il barista? Ovvio, no? Paolo risponde: ah, ok, va bene, va bene. Ma quando torni? Anna Rosa, per tenerlo calmo, gli dice che si sarebbe intrattenuta poco da sua madre. Dice: guarda, un paio d'ore sono a casa, 4:30 massimo. Anna ha detto 4:30 e quindi per Paolo Anna deve essere a casa per le 4:30. E infatti Paolo, guardate un po', casualmente proprio alle 4:30 in punto rincasa e cerca Anna Rosa per la casa, la chiama, guarda l'orologio, si rende conto che sono addirittura le 4:35 e quella donna ancora non è tornata. Anna Rosa rientra a casa verso le 6:30 e questo per Paolo è un segno. Anna Rosa non è stata con sua madre a chiacchierare con i suoi figli.
Allora si è vista con un altro. E quindi ecco che scattano i maltrattamenti, le botte, tutto inizia così. Lui le afferra per un braccio, le fa male, la donna gli risponde di getto: lasciami, mi stai facendo male! Ma che cos'hai? Sei impazzito? Paolo scatta, le tira uno schiaffone e le dice di non permettersi più di darle del pazzo. Poi la lancia a terra e inizia a colpirla. Schiaffi, pugni, calci. Paolo quindi è violento e ha anche un brutto vizio. Beve. Beve troppo. Ed ogni volta che beve, i suoi scatti d'ira sono sempre più violenti. Paolo fin da subito si è dimostrato possessivo e con possessivo intendo che Anna Rosa è sua, è diventata di sua proprietà. Paolo la allontana drasticamente dalle sue amicizie e dai suoi affetti. Cerca di non farla più andare dai genitori e Anna Rosa, d'altro canto, accetta. Più per nascondere i lividi che tanto la fanno imbarazzare. Anna Rosa sopporta per un po'. Poi, però, all'ennesimo occhio nero, va dai carabinieri per denunciare il suo compagno. È vero, va a denunciarlo, poi però torna a casa, torna in quella casa che per lei è diventata un inferno, una gabbia. Paolo ha anche il coraggio di chiederle: ma come hai potuto farmi questo? Ed io qui mi sono chiesta: come ha potuto lei fare questo? Fammi capire, tu puoi mettere le mani addosso ad una donna fino a procurarle dei lividi, ma lei non può neanche difendersi come può? Ve lo giuro ragazzi, questa storia a tratti è assurda. Anna Rosa a questo punto lo sfida, lo guarda in faccia e dice: che cosa ho fatto io? Ma guarda come mi hai conciata tu! Paolo a questo punto dà una di quelle risposte che a me ancora oggi fanno salire i brividi. Ossia, sei tu che mi provochi, sei tu che non ridi dritto. Che cosa vuoi aspettarti? A questo punto l'uomo fa una scenata, apre proprio la porta di casa e inizia a urlare. E allora vattene! Torna dalla tua famiglia con la coda tra le gambe, dicendo loro che un ennesimo tuo rapporto è andato in pezzi ed è solo colpa tua. In questo caso, Paolo riesce a toccare una parte molto sensibile di Anna Rosa, che effettivamente ai suoi genitori non racconta nulla perché si vergogna. Si vergogna di nuovo di aver scelto un uomo così sbagliato. Spera che Paolo possa cambiare. Questo la porta a stare con Paolo, che un po' la ricatta in questo modo. E un po' la ricatta emotivamente perché, nonostante le botte, le urla, quando è gentile, è davvero un brav'uomo, o meglio, non è un brav'uomo, si trasforma in un brav'uomo. Il problema è che può diventare da gentile ad aggressivo nel giro di 2 minuti. Due! Anna Rosa continua a non dire nulla a nessuno e quindi sceglie di stare in quella gabbia, in quell'inferno. Le botte però non finiscono e quindi Anna Rosa continua a sporgere denuncia contro Paolo. Ogni tanto Paolo le fa una controdenuncia, ma il suo fine è uno solo. Vuole che Anna Rosa vada a ritirare le denunce a suo carico. E qualche denuncia, in effetti, Anna Rosa la ritira. Ma non tutte. Quelle denunce a questo punto sono diventate un'arma. Se Anna Rosa non le va a ritirare, Paolo ha sempre un buon motivo per litigare, per essere violento, per metterle le mani addosso, per urlarle in faccia di non farlo incazzare. Intanto la madre e le sorelle di Anna Rosa non riescono più ad avere nessun contatto con lei. Nessuno. Anna Rosa purtroppo si isola. Si isola con la sua vergogna, si isola con quell'uomo violento, che però non le lascia via di scampo, fino a quando arriva il settembre del 2003. E sì, l'avete capito bene, questa storia è iniziata nel 2001, ora siamo nel 2003. I tempi per questo caso sono davvero molto molto dilatati e per quanto mi riguarda è un aggravante, perché vuol dire che questa donna puntualmente per anni ha subito ingiustizie ed angherie e nessuno, ripeto, nessuno è andato a darle una mano. Nessuno. Comunque arriviamo al 2003. Anna Rosa è un periodo che non sta troppo bene, la mattina ha spesso delle nausee, vomita spesso. E arriva una mattina in cui non si sa perché Paolo entra in bagno e le tira un gancio destro. Non si capisce il motivo, le tira proprio un pugno. Anna questa volta deve andare per forza in ospedale e il medico le dice chiaramente che hanno riscontrato un trauma cranico con doppia ferita lacero-contusa. Anna Rosa quindi chiede, preoccupata: ma che è grave? Il medico le risponde: è certo che è grave, soprattutto se a colpirla è stato il suo compagno. Anna Rosa però taglia corto: ogni volta che racconta qualcosa riceve botte. Ha già fatto denunce e controdenunce che non sono servite a nulla. Quindi dice al medico: senta, io di queste cose non ne voglio parlare. Il medico però la ferma e le dice: signora, io le sto dicendo questo semplicemente perché gli esami del sangue dimostrano che lei è incinta. Anna Rosa quindi si blocca, ci pensa e non pensa che quello sia in realtà un aggravante. Anzi, pensa di poter recuperare in qualche modo la situazione, visto che è in dolce attesa e quando lo dice a Paolo è felicissimo. E infatti Paolo, durante la gravidanza di Anna Rosa, si tranquillizza davvero. E quando viene al mondo la bambina, è anche alquanto possessivo. La tiene sempre in braccio, la coccola, ma Anna Rosa non è felice. Per niente. Paolo non le permette di avere un lavoro e lui a lavoro ci va. Al posto di comprare pannolini e latte per sua figlia, si compra le birre per sé. Anna Rosa a questo punto è obbligata a chiedere aiuto a sua madre. Le dice chiaramente che Paolo non compra assolutamente nulla per la bambina. E quindi sua madre Camilla le compra il latte, i pannolini.
L'aiuta. Nonostante ciò, Camilla di certo non fa la spesa per Anna Rosa e Paolo. Per lei è importante la bambina. Se Paolo vuole togliersi il pane dalla bocca per bersi litri di birra, è una sua scelta. E che rimanga anche digiuno. Ma quella bambina, no, non può digiunare. Deve crescere ed essere in forze. La cosa assurda è che Camilla, la madre di Anna Rosa, dà una mano a comprare le cose per la bambina, ma Paolo si rifiuta di fargliela vedere. Per la prima volta la famiglia di Anna Rosa vede il loro nipote dopo un anno dalla sua nascita. Nel frattempo però la vita di Anna Rosa sta andando sempre peggio. L'uomo continua a non comprare le cose per la bambina, che piange. Piange in continuazione, ma non perché faccia i capricci, perché ha bisogno di mangiare e di essere cambiata. In casa però non ci sono né pannolini né latte per farla mangiare. Paolo, piuttosto che prevedere i bisogni di sua figlia, prende e se ne va da sua madre, perché a detta sua in quella casa non si può proprio stare tranquillo. Anna Rosa però non si arrende, è testarda e quindi va proprio a casa della madre di Paolo. Bussa e quando la madre di Paolo apre la porta, la guarda e le dice: adesso tu mi ascolti molto bene. Ora tu prendi la bambina, le dai da mangiare e la cambi. E quando torno mi fai trovare dei pannolini del cibo per lei. Sono stata abbastanza chiara? La madre di Paolo la guarda e dice: sì, sì, va bene. Prende la bambina, va da Paolo e gli dice che Anna Rosa è effettivamente passata. L'uomo dice a sua madre che quella lì vuole fare la furba perché sicuramente ha lasciato lì la figlia per andare dai cazzo di carabinieri. Paolo a questo punto pensa un attimo e dice: ma io sono più furbo. A quel punto prende la bambina, la mette fuori casa, chiama i carabinieri dicendo loro che Anna Rosa ha abbandonato la sua bambina. La bambina quindi viene portata in ospedale, dove i servizi sociali relazionano la situazione al tribunale dei minori. Il tribunale quindi emette un decreto in cui ordina il ricovero in una struttura protetta chiamata Casa Natasha di Anna Rosa e di sua figlia. Ormai siamo arrivati al maggio del 2005 e Anna Rosa sta in questa struttura protetta che si trova a Potenza. Paolo, anche in questo caso, continua a tartassarla di telefonate. Fa il poverino, gli dice che gli dispiace immensamente per la situazione che si è creata. Anna Rosa si è rotta le balle, non ci vuole più tornare con lui. Questa volta è lei a dettare le regole perché è riuscita a scappare da quella gabbia. E di una cosa è certa, con Paolo non ci vuole tornare. Ovviamente c'è anche in ballo l'affidamento della figlia. Paolo Chieco assume un avvocato e prova ad ottenere l'affidamento, però perde. La bambina viene affidata ai nonni materni e ad Anna Rosa. A questo punto Paolo ha raggiunto il punto di non ritorno. Il solo pensiero che sua figlia venga affidata ad Anna Rosa e a sua madre lo fa totalmente andare in bestia. Ricomincia quindi a perseguitare la donna. E questa volta va a cercarla, ovviamente, sotto casa dei suoi genitori, perché è lì che sta Anna Rosa. La casa di Anna Rosa dista poco più di 200 metri dalla casa della madre di Paolo, posto in cui al momento Paolo sta. Paolo quindi citofona Anna Rosa, le dice che le vuole parlare. Anna Rosa però non ce l'ha neanche per le balle di parlare con lui, insomma, non vuole stare da sola con lui, ha anche paura di lui. E quindi Paolo cosa fa? Inizia a inseguirla. Arriva l'11 luglio del 2005, Anna Rosa è in un parcheggio, entra in macchina e Paolo immediatamente con la sua macchina le sfreccia davanti, si ferma e le blocca la strada. La costringe ad abbassare il finestrino e poi le dà appuntamento per quella stessa sera perché a lui quel decreto non gli va affatto bene. Anna Rosa è terrorizzata e dice che va bene, si sarebbero visti quella sera, poi però non si presenta. Giustamente oserei dire. L'unico motivo per cui ha accettato quell'incontro è toglierselo di mezzo il prima possibile. Paolo nel frattempo inizia a incanalare tutta la sua rabbia su Anna Rosa, perché arriva a pensare che proprio lei è la colpevole per il mancato affidamento della figlia. Non è un tribunale che ha emesso una sentenza, no, no, è colpa di Anna Rosa. Il 13 luglio del 2005, due giorni dopo l'appuntamento saltato, Paolo torna all'attacco, la chiama al telefono, ma Anna Rosa è esausta. Non ce la fa più. A questo punto Anna Rosa neanche chiude la chiamata. Prende il telefono, lo molla sul divano con ancora la chiamata in corso, lascia quindi Paolo lì da solo a sdraitare al telefono mentre lei va in bagno e va a prepararsi perché in quel pomeriggio deve uscire con Vito, suo figlio di 7 anni, perché vuole fare il buco all'orecchio. Quindi Vito e Anna Rosa fanno per uscire, insomma, il portone è già aperto. Vito esce prima di lei, è nata Paolo, quindi rientra dentro. Tenta di chiudere il portone dicendo: mamma, mamma, vedi che quello lì sta qua, ci sta qua, quel tizio, Paolo! Ovviamente sia Anna Rosa che Vito provano a chiudere il portone, ma Paolo è più forte. Apre la porta del cantino e scaraventa Anna Rosa dalle scale, per poi colpirla ripetutamente con un coltello. Davanti allo sguardo di suo figlio di 7 anni, che è lì, immobile, sotto shock, e non sa cosa fare. Paolo Chicco, dopo aver fatto male ad Anna Rosa, se ne torna a casa come se nulla fosse, lasciando Vito lì a guardare sua madre in fin di vita. Una volta che torna a casa, Paolo chiama i carabinieri e si costituisce. La cosa che però a mio parere è più agghiacciante è il tono con cui Paolo parla con i carabinieri. Li chiama e dice semplicemente con questo tono:
Sì, salve, sono Kirko. Sto in recinto cappuccino, ho appena fatto fuori la mia convivente. Vi aspetto. Il carabiniere chiede: Paolo, ma che è questa via? Via Lucana 333? Paolo risponde: No, cioè, sì, là ho fatto il servizio. Ebbene sì, avete capito bene, ho fatto il servizio. Ne parla come se abbia sbrigato qualche commissione in città. E invece ha accoltellato la sua compagna. Ha un tono quasi soddisfatto quando chiama le forze dell'ordine, come se sia fiero delle sue gesta. Infatti, un minuto dopo chiama la madre di Anna Rosa e dice: Va, va, te l'ho fatta fuori. Il sangue di Anna Rosa è ovunque. La scaraventata giù dalle scale l'ha colpita con 18 coltellate. Sui gradini restano comunque le impronte delle scarpe di Paolo. E poi c'è Vito. Vito, che nonostante sia sotto shock, ha la forza di avvicinarsi a sua madre, prenderle il telefono, chiamare sua nonna, quindi Camilla, la madre di Anna Rosa, e dirle: Nonna, nonna, corri! Mamma si è fatta male, è arrivato qui Paolo, c'è tanto tanto sangue, aiutami! Camilla si affretta, corre, e quando arriva non solo vede sua figlia in una pozza di sangue, ma trova anche Vito, che guarda sua madre totalmente sotto shock. Ha lo sguardo fisso, non parla, è terrorizzato. Poche ore più tardi, il bambino Vito, con gli assistenti sociali e gli inquirenti, ripercorrerà tutto ciò che ha vissuto. Ebbene, questa storia potrebbe concludersi qui. Potrei dirvi: ragazzi, ora ho finito di sproloquiare in questo video. E invece no, questa storia va avanti. Va avanti perché Anna Rosa non viene a mancare. Anna Rosa, come vi ho detto all'inizio di questo video, è forte. Quando arriva in ospedale, chiaramente in fin di vita, per 20 giorni lotta tra la vita e la morte, rimane in coma, mentre la sua famiglia è sempre lì ad aspettare. Passano i giorni, ed Anna Rosa si alza la febbre e continua a rimanere incosciente. Fino a quando i medici non chiedono alla madre di Anna Rosa di provare a farle un lavaggio dei polmoni. E Anna Rosa, miracolosamente, nell'agosto del 2005 si risveglia. Per i medici è davvero un miracolo, qualcosa che capita pochissime volte. Perché Anna Rosa è stata colpita in modo violento per 18 volte con un coltello da cucina. Anna Rosa purtroppo perde l'uso della mano destra, però si salva la vita. Anna Rosa quindi si è risvegliata. Ma Paolo Chieco dov'è? Ebbene, è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Ma subito dopo l'arresto, ovviamente, viene interrogato dal PM. È il 15 luglio del 2005 ed ecco come si svolge l'interrogatorio. Il PM dice: Possiamo parlare subito di quello che è successo? Paolo Chieco a questo punto risponde: Allora, io con Anna Rosa Fontana ci parlavamo, ci sentivamo tutti i pomeriggi, dalle 5 alle 8 e mezza, 9. Ci sentivamo, uscivamo con la bambina, anche con il piccolo Vito. Uscivamo, tutto tranquillo. È stato da domenica che ci ha scoperto la madre e si è messa a dire: Lascialo, vieni in macchina, prendi la bambina e vieni in macchina. Al che Anna Rosa si è iniziata a innervosire, quindi io ho detto: Ora ti accompagno a casa e cerca di mettere pace con tua madre, non voglio che deve succedere una cosa. Il PM a questo punto gli chiede: Ma sta parlando del pomeriggio del 13 questo fatto? Paolo risponde: No, domenica. E il PM quindi risponde: Sì, ok, ma martedì? Paolo risponde: Non si è fatta sentire. Per niente. Mercoledì, che sarebbe il 13, l'ho chiamata, gli ho detto: Cerchiamo di fare la pace, mettiamoci un'altra volta assieme. E lei mi rispondeva: No, tu ti vai a ubriacare al bar, io non ti voglio più, non ti voglio più vedere e neanche la bambina. Allora io dissi: Non facciamo queste stupidaggini, fammi vedere la bambina, scendi giù e fammi vedere la bambina. Lei disse però: No, 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 no. Allora in quel momento sono andato sotto perché lei doveva scendere, che doveva andare a fare il buco all'orecchio a Vito. Io ho cercato di parlarle un'altra volta e lei ha detto: No, no, bastardo, vattene di qua, non ti voglio più vedere. Allora in quel momento sono andato un'altra volta in macchina perché mi era venuta una furia di sangue. Ho visto il coltello, l'ho preso, sono andato un'altra volta e le ho dato quel coltello. Però il portone era aperto. Io non ho forzato nessun portone. Il PM a questo punto gli chiede: Poi, che cosa avrebbe fatto quando è entrato nel portone? Paolo risponde: Ho cominciato a dare il primo colpo alla pancia, al fianco, però lei gridava sempre: Ti amo, non mi colpire. Io però rispondevo: No, io non ci credo, come hai fatto le altre volte, che hai detto tutte bugie e sei ricorsa subito in questura. Lei però disse: No, questa volta no. Però io non la volevo far fuori. Il PM gli chiede, giustamente: Ma non la voleva far fuori in quel momento o prima? Paolo risponde: Ma anche prima non la volevo colpire, dicevo sempre facciamo la pace, facciamolo per la bambina. Il PM quindi continua: Ricorda quanti colpi le ha dato? Ha detto uno alla pancia. E poi? Paolo risponde: Non mi ricordo, in quel momento non pensavo più a niente, non pensavo, non ricordo proprio. Il PM continua: E la presenza del bambino per caso se la ricorda? Paolo dice: Il bambino gridava, gridava soltanto e diceva: Non lo fare, non lo fare. Però io il bambino dopo non l'ho visto più. Il PM a questo punto gli chiede:
Ma dopo il fatto, quindi, dove ha rimesso il coltello? Paolo risponde: in macchina. Il PM quindi incalza e si rendeva conto che con questa arma di quelle dimensioni poteva provocare una situazione simile? Paolo risponde: e in quel momento, adesso mi sto rendendo conto dello sbaglio che ho fatto. Il PM ribatte. E quindi, quando il 12 luglio scrive: ti darò un bel regalo, cosa voleva dire? Paolo dice: ma non era per quel fatto là. E allora perché cosa? Chiede il PM. Paolo spiega. Io avevo detto a lei: ti farò un bel regalo perché dovevo prendere l'acconto dei soldi dove stavo lavorando. Il PM, quindi, con un tono poco convincente, gli chiede: quindi era un regalo vero? Paolo, sicuro, dice: sì, era un regalo vero. Il PM a questo punto continua: e allora mi dica perché questo messaggio si trova in mezzo a due messaggi abbastanza minacciosi? Paolo, con un tono da finto sorpreso, dice: ma come? Minacciosi. Il PM chiarisce immediatamente, nel senso che prima dice: per mia figlia farò di tutto, basta lo dico io. Subito dopo c'è questo messaggio dove lei dice: ti farò un bel regalo. Ci può spiegare? Paolo quindi spiega: basta lo dico io, intendevo basta che non ci vediamo più, perché lei voleva farla finita con me. Il PM quindi insiste: riguardo quel provvedimento del tribunale per i minorenni, lei se lo aspettava che avrebbe affidato la bambina? Paolo non lascia neanche al PM il tempo per concludere la frase, perché subito immediatamente dice: no! Il PM quindi continua e gli chiede: ma è sicuro che lei questa cosa non l'ha presa male? Paolo continua a essere sicuro e dice: sì. Il PM quindi ribatte: e che cosa si aspettava esattamente? Sua madre aveva detto che non la voleva tenere la bambina. Paolo risponde: però con una rosa dicevo: va bene, lasciamo stare il decreto o cosa? Che già stavo un po' arrabbiato, però continuavamo a vederci, eravamo amici. Però è stata la madre, è tutta colpa della madre. Perché se la madre quel giorno ci lasciava in pace, diceva: va bene, vedetevi, basta che non fate niente di che. Ma la madre no, era sempre aggressiva con me. Il PM a questo punto chiede a Paolo: e non è meglio se la bambina sta con la mamma? Paolo risponde: perché lei non voleva neanche che la bambina doveva vedere mia madre, non voleva, minacciava sempre anche mia madre. A questo punto il PM alza la voce e gli dice: si rende conto del fatto che adesso la mamma non c'è? La bambina adesso mi dica: chi la tiene? Si rende conto di questa cosa? Si rende conto di cosa significa togliere una madre ai suoi figli? Paolo risponde con una tranquillità che mette i brividi. Si limita a dire: sì, me ne rendo conto. Poi continua: sembra che finga di fare un piccolo piangino. Io avevo detto a lei: vedi che io voglio vedere la bambina, perché la bambina mi è entrata dentro al cuore. Io le volevo bene alla bambina. Il PM non si lascia sfuggire un'occasione simile, quindi incalza. E perché? Adesso non gli vuole più bene alla bambina? Paolo continua a fare i suoi piangini dicendo: è l'unica bambina che ho nella mia vita, le voglio bene alla bambina. Certo, così tanto bene le volevi a quella bambina che neanche andava a comprare il latte e i pannolini, mio caro Paolo. Perfetto, ragazzi, vogliamo contare quante palle ha detto Paolo in questo interrogatorio col PM? Perché secondo me due mani non ci bastano. Quell'uomo ha fatto e disfatto tutto da solo, ed ora che si trova davanti a un pubblico ministero ha il coraggio di dire che lui e Anna Rosa si vedevano. Sì, certo, si vedevano tutti i giorni, anche quella bambina con il piccolo Vito. Grande feste! Il problema in realtà era la madre di Anna Rosa, perché quella aggressiva era lei. Certo, perché Anna Rosa i maltrattamenti giornalmente li subiva da sua madre, mica dal suo compagno, giusto? Vediamo un Paolo Chieco colpevole, che però addossa la colpa di tutto a qualcun altro. Anna Rosa nel frattempo si è svegliata, è vero, però ora le tocca un percorso ancora più duro. Deve fare riabilitazione. Anna Rosa si sveglia ad agosto, ma può tornare a casa solo a novembre. La donna con il suo nuovo corpo non si trova bene. Non accetta quel cambiamento, è piena di graffi, di cicatrici, sostiene che si sente tutta tagliuzzata. Anna Rosa è demoralizzata, prima amava vestirsi anche un po' eccentrica, ma dopo quell'attacco ha iniziato a vestirsi sempre di nero, tentando di coprire sempre di più quelle cicatrici, che non ama assolutamente far vedere agli altri. Non ama neanche vederle su se stessa, e se i suoi occhi non le sopportano, allora devono restare nascoste anche agli occhi degli altri. Però c'è un fatto. Anna Rosa continua a vivere. Nonostante tutto, quella per lei potrebbe essere davvero una nuova vita. Perché qualcuno, da lassù, l'ha graziata, dicono. Nel carcere, però, Paolo si dice pentito e inizia a scriverle lettere a randello in cui continua a chiamarla amore. Ma non solo la chiama bambolina, le dice che la ama, che la sogna tutte le notti. Ma questo è lo stesso Paolo che, quando ha conosciuto Anna Rosa, le ha detto: io non sono molto bravo a fare queste cose così romantiche. Eppure le lettere che scrive Paolo sono proprio delle spremute di cuore, ma letteralmente: ti amo, ti sogno tutte le notti, ti amo, ti amo, ti amo, la mia bambolina bellissima, bionda, eccetera, eccetera, cose del genere. Arriva dicembre 2005. Per Anna Rosa non è facile ricominciare a uscire, però piano piano, un passettino per volta,
riesce a raggiungere anche quell'obiettivo, inizia piano piano a uscire di casa sempre di più. Ora è anche più tranquilla perché è consapevole che il suo carnefice è in prigione. Fino a quando una conoscente non la ferma per strada e le dice: Anna Rosa, io non so come dirtelo. Ieri sua mamma ha stappato spumante a tutto spiano, quello sta già a casa. L'hanno già fatto uscire dal carcere. Vi sembra assurdo tutto ciò? Anche a me. E le cose sono andate esattamente in questo modo. Paolo viene condannato per tentato omicidio a 8 anni e 4 mesi. In secondo grado la sua pena viene ridotta a 6, ma tra rito abbreviato, conti di pena ed indulto, Paolo in carcere ci sta solo 4 mesi. Poi viene mandato a casa agli arresti domiciliari, dove deve stare per circa 19 mesi. Paolo ovviamente va agli arresti domiciliari a casa di sua madre, una casa che dista meno di 200 metri da quella di Anna Rosa. Anna Rosa, quando apprende questa notizia, crolla, piange, è terrorizzata. Nel suo sguardo torna l'angoscia, la preoccupazione, la paura. Tra l'altro, mentre a casa agli arresti domiciliari, Paolo Chieco passa le sue giornate sul balcone con un binocolo, col fine di vedere anche per mezza volta Anna Rosa. E lo fa per tutti i santi giorni. Lei lo denuncia alla polizia, la polizia gli sequestra il binocolo, ma non fanno nient'altro. Anna Rosa ovviamente reagisce male a questa situazione e inizia a non uscire più, di nuovo. Il punto è che i suoi familiari sono preoccupati, glielo dicono chiaramente, che ogni tanto deve uscire per prendere una boccata d'aria, ne va della sua salute. E Anna Rosa, forte com'è, ancora combatte la sua paura e rincomincia di nuovo a uscire. Decide semplicemente di fare un giretto per Matera. Si ferma al bar, al solito bar. Ritrova Pino, il barista, nonostante sia passato tutto quel tempo. Lui le sorride e continua a dirle: ciao bellissima, bentornata, è da un po' che non ti si vede. Per Anna Rosa quelli sono dei veri attimi in cui riesce a prendere delle boccate d'aria. Per un momento le sembra di essere tornata indietro nel tempo. Non vuole più stare in gabbia, vuole sentirsi libera. È in gabbia da anni ormai, non ce la fa più. Di conseguenza ci prova a gettarsi alle spalle il passato. Però il passato non lo riesce a scordare perché sta sempre lì, davanti a lei, a 200 metri da casa sua. Paolo continua a chiamarla ad ogni ora, è tornato all'attacco e lo fa per mesi, lo fa per anni. Se la donna cambia numero di telefono, lui la chiama a casa e poi non si sa come riesce sempre a scoprire il nuovo numero di Anna Rosa. Anna Rosa cambia numero un'infinità di volte, ma alla fine Paolo Chieco riesce sempre a raggiungerla. E come non ci è dato saperlo, ma io un'ideina me la sono fatta. Immagino che la madre di Paolo Chieco si facesse un po' i cavoletti degli altri in giro. Se li faceva così tanto che alla fine il numero di Anna Rosa riusciva sempre lei a riottenerlo. Il tempo passa. Arriva febbraio del 2008 e sono passati 3 anni. 3 anni in cui quell'uomo non ha mai dato tregua ad Anna Rosa. Ed ora è libero davvero. Può tornare seriamente all'attacco Paolo a questo punto. Può tornare a seguirla, a chiamarla, perché a tutti gli effetti Paolo è un cittadino libero. Quindi Paolo ben presto ricomincia a inseguire Anna Rosa e appena riesce a braccarla le dice che lei è una stronza e che lei tanto a quel punto non può fare niente perché lui è libero. Il punto è che ora Paolo sarà anche libero, certo, ma deve affrontare anche tutte le denunce che Anna Rosa gli ha fatto negli anni. E questo è infatti il nuovo motivo per cui si è posta in giro per sorprenderla. Quando la sorprende, ovviamente, Anna Rosa è sempre da sola. Le chiede più volte di ritirare le denunce, le dice addirittura che vuole ritornare con lei. Ovviamente Anna Rosa gli urla in faccia: ma non ci penso proprio, devi pagare per quello che mi hai fatto. Ed io con te non ci torno, lasciami! Paolo a questo punto urla in mezza Matera, mentre Anna Rosa si sta allontanando: o con me o senza di me, hai capito? E ditemi se questa non è una minaccia palese. Il punto è che Anna Rosa non vuole preoccupare la sua famiglia e quindi di queste nuove situazioni non dice niente a nessuno. Anna Rosa vuole proteggere la sua famiglia perché per lei hanno già tutti sofferto abbastanza e quindi questo nuovo inferno se lo tiene dentro. Ed è in questo modo che passano altri 2 anni. La giustizia fortunatamente continua a fare il suo corso e proprio grazie alle denunce di Anna Rosa, Paolo deve tornare in tribunale. È settembre del 2010 e Anna Rosa si sente forte perché tutto quello che si è tenuta dentro per anni ora è consapevole che può dirlo. Come un fiume in piena, davanti a un giudice finalmente può parlare delle violenze, delle chiamate, degli appostamenti, delle minacce che sta ancora ricevendo. Però ecco che Paolo torna ad avvicinarla in malo modo e sempre più spesso. Va su tutte le furie perché non vuole essere messo sotto accusa da nessuno. Quindi la ferma per l'ennesima volta e le chiede di non testimoniare contro di lui. E continua dicendo: Anna Rosa, se sgarri, lo sai di cosa sono capace di fare. Ed eccola qua, un'altra minaccia. Arriva il 21 settembre, Anna Rosa è al tribunale di Matera e ora tocca a lei testimoniare. Ed è agitata, non sa esattamente che cosa dire. Inizialmente ci pensa anche a non dire niente, ma quando è seduta,
là a testimoniare, inizia letteralmente ad essere un fiume in piena. Anna Rosa dice che no, Paolo Chieco non è un uomo buono, un uomo violento, malvagio e soprattutto è un uomo pericoloso. In tribunale Anna Rosa dice testuali parole: sono dovuta quasi morire per dimostrare che io ho ragione. E quando sono tornata cosciente ho giurato a me stessa, ai miei figli e alla mia famiglia che non avrei più accettato. La donna quindi racconta in quell'aula di tribunale tutto quello che subiva e che subisce, racconta proprio la quotidianità che viveva con Paolo. La cosa manda Paolo Chieco in bestia. È il 1 ottobre del 2010 e sono circa le 8 di sera. Paolo riesce ad acciuffare Anna Rosa mentre cammina per strada e le punta al collo un cacciavite. La tira in una stradina più buia e la obbliga a salire con lui sul motorino. Arrivano alle ore 21 sul Monte Scaglioso. Ci sono solo loro due e la prima cosa che fa Paolo è prendere la borsetta di Anna Rosa, aprirla, estrarre il cellulare, metterselo in tasca e lanciare lontano la sua borsetta. Paolo poi si infila dei guanti neri, afferra una corda e dice ad Anna Rosa: mettiti a pregare perché oggi per te è finita. La obbliga a mettersi in ginocchio, le stringe la corda al collo e poi le sussurra all'orecchio: ti farò fuori molto lentamente. Anna Rosa prega l'uomo di smetterla, dice che non lo dirà a nessuno, che non andrà a denunciarlo questa volta, ma Paolo insiste e dice testuali parole: tu domani non vedrai neanche la luce del giorno, perché se niente è per me, niente per nessuno. Paolo continua a stringerle la corda al collo fino a farla svenire. Poi aspetta che Anna Rosa si riprende e la trascina nella taverna di casa sua per paura di nuovo che lei lo vada a denunciare ai carabinieri. Sono le prime ore dell'alba del 2 ottobre e Anna Rosa riesce a riottenere il telefono con una scusa. Gli dice che quella notte effettivamente non è tornata a casa, quindi sua madre sarà tanto preoccupata. Paolo Chieco le dà il suo telefono e in questo modo Anna Rosa riesce a scrivere un messaggio a suo figlio Antonio. Il testo recita esattamente questo: mi sta uccidendo, corda al collo, ora mi ha portato a forza nella tavernetta per paura che chiami i carabinieri. Stavo buttandomi giù dal burrone, come devo fare? Appena Camilla, la madre di Anna Rosa, legge quei messaggi, ovviamente corre dai carabinieri. E fortunatamente una pattuglia passa a casa di Paolo per controllare. Camilla, la madre di Anna Rosa, sottolinea che la tavernetta in cui è rinchiusa sua figlia ha anche un accesso posteriore e non si accede a quella taverna solo dall'entrata. I carabinieri rispondono alla donna, pure in malo modo: stia tranquilla che sappiamo benissimo com'è fatta quella casa. Eppure i carabinieri non provano a entrare nella tavernetta, ma suonano il campanello. Paolo Chieco arriva alla porta, la apre e si trova davanti ai carabinieri, quindi in qualche modo li deve distrarre. Sono quei momenti che per Anna Rosa sono preziosi, perché a lei dei carabinieri non gliene frega più niente, non ci crede ai carabinieri. Non hanno fatto assolutamente nulla per lei. Quindi ne approfitta ed esce dalla porta sul retro della taverna, scappando. Anna Rosa quindi in questo caso è salva. Intanto ovviamente i carabinieri fanno un giro in casa e Anna Rosa non la trovano. Quindi parlano con Paolo, che dice: ma quale sequestro di persona? Ma non la state a sentire, che quella è pazza. Era quella che voleva stare da me. Ad un certo punto mi ha addirittura chiesto dei soldi, 50 euro. Poi però, appena visto i carabinieri, si è sistemata ed è scappata. Purtroppo a Paolo non viene contestato il sequestro di persona, perché materialmente i carabinieri e Anna Rosa non l'hanno trovata in quella casa. La donna quindi scappa, va a casa la sua madre e insieme si recano al pronto soccorso. Anna Rosa viene visitata, le fanno degli esami, anche perché è evidente che abbia delle chimosi sul collo. Nel canto suo l'ospedale fa alla donna tutte le visite che ritiene opportune. Quindi Anna Rosa e Camilla, dopo aver fatto tutte le visite del caso e aver ottenuto i referti, con i referti vanno dai carabinieri. E qui, di nuovo, arriva un'altra denuncia. Un'ordinanza vieta Paolo di avvicinarsi ad Anna Rosa per più di 300 metri. Sapete qual è la cosa più terribile in tutto ciò? La casa di Paolo Chieco, da Anna Rosa, dista meno di 300 metri. Quindi, a prescindere, quell'ordinanza parte già con una falla. In quell'ordinanza, comunque, Paolo non può più né mandare messaggi né chiamare Anna Rosa. Il punto è che anche quella denuncia, anche quell'ordinanza è carta straccia. Arriva il 7 dicembre del 2010. Anna Rosa è in macchina con un suo amico. È sempre un po' paranoica, in effetti. Si prende sempre un po' male, ma quel giorno ha proprio una brutta sensazione. È quasi terrorizzata. E infatti appoggia lo sguardo sullo specchietto retrovisore e vede chiaramente Paolo Chieco in moto che li sta inseguendo. La donna è terrorizzata anche perché in quel momento si trova con un altro ragazzo. E ovviamente non ha paura solo per la sua incolumità, ma a questo punto ha paura anche per l'incolumità del suo amico. Anna Rosa quindi prende il telefono e chiama polizia e carabinieri. Perché Anna Rosa può fare solo questo: parlare con le autorità.
Anna Rosa è terrorizzata, sì, ma è incredibilmente lucida quando parla con i carabinieri. La conversazione purtroppo è molto lunga, quindi non posso farvela sentire, però posso leggervela. La polizia risponde. Anna Rosa dice: scusate, sono Fontana Anna Rosa. Il poliziotto quindi risponde: ditemi. Anna Rosa dice: senta, io vedo che comunque continua a seguire quella persona. Che facciamo? Il poliziotto cade dal pero e le chiede: chi è questo signore che vi segue? Chi è che vi sta? Anna Rosa risponde: è Chieco Paolo. Il poliziotto le dice: e vi sta inseguendo. Anna Rosa risponde: sì. Il poliziotto continua: voi avete già fatto la denuncia e tutto quanto? Anna Rosa risponde: sì, ora sto in compagnia di un amico e lui ci sta seguendo imperterrito. Allora, che facciamo? Ora io non posso stare tranquilla, lo sapete bene, no? Il poliziotto dice: sto vedendo se il signor Chieco ha qualche provvedimento in atto. Se non c'è niente, non è che possiamo. Anna Rosa risponde: dai. Va bene, il poliziotto quindi dice: vabbè, se no altrimenti rifate le denunce, più denunce avete. Si blocca e poi dice: Chieco Paolo, eccolo qua. Questo vuol dire che quel poliziotto ora ha sotto gli occhi tutte le denunce a carico di Paolo, compreso il tentato omicidio contro quella donna che in quel momento sta chiamando al telefono. Anna Rosa spiega semplicemente: è una persona che mi segue ormai imperterrita, non ce la faccio più. Il poliziotto a questo punto chiede: dove state andando voi? Anna Rosa risponde: sono a Contrada Lavaglia, la strada che porta al cimitero. Il poliziotto risponde: ho capito, signora. Quella è zona dei carabinieri. Allora fate una cosa, signora. Chiamate i carabinieri, che è zona loro. Se no, mo io devo chiamare i carabinieri. I carabinieri non sanno dove state. Avete capito, ragazzi? Questo poliziotto di fare il suo lavoro proprio non c'ha voglia. E quindi la telefonata che lui dovrebbe fare per obbligo la fa fare ad Anna Rosa. Ma Anna Rosa mica si fa problemi, chiama pure i carabinieri. La conversazione si svolge così. Allora, sono Fontana Anna Rosa. Buonasera. Io ho già chiamato la questura e mi hanno detto che devo chiamare voi. Allora, per Chieco Paolo c'è già in atto un provvedimento. Non mi deve importunare, però ahimè, adesso sono in compagnia di un amico e mi sta seguendo. E io ho paura. Potete richiamarlo nuovamente all'ordine? Io l'ho denunciato per stalking e questo continua imperterrito a disturbarmi? Cioè, possibile che io devo stare con questa ansia addosso? Io posso stare con questa paura? I carabinieri rispondono: e perché non si avvicina alla caserma, signora? Anna Rosa non molla perché sa che se iniziano a avvicinarsi alla caserma, Paolo si sarebbe volatilizzato in 20 secondi netti. Quindi Anna Rosa dice: no, allora, mi dispiace, ma voi avete preso dei provvedimenti, avete fatto un bell'articolo, io l'ho denunciato per stalking, per cui, insomma, lui a me non si può avvicinare e lui lo sa, lo avrete avvisato che se no gli mettete le manette? Allora voi richiamatelo all'ordine perché qua vogliamo vedere veramente. Il carabiniere la interrompe e le dice: vabbè, ma questo Chieco Paolo ora dov'è? La donna risponde: sarà a 30 metri da me. Quando Anna Rosa lo dice, si sporge. Paolo Chieco la vede col telefono e quindi se la svigna. Anna Rosa lo dice anche al telefono: ora si è allontanato, però prima stava a 30 metri da me, quindi continua. Allora, possiamo cortesemente richiamarlo all'ordine? Il carabiniere a questo punto risponde: vabbè, ma dobbiamo coglierlo in flagranza, signora. Altrimenti lei deve venire in caserma a fare un'altra denuncia. Poi conclude: signora, se si dovesse avvicinare, ci deve chiamare, che le mando una pattuglia. Va bene? Anna Rosa, con una gentilezza che io non comprendo, risponde: va bene, la ringrazio, arrivederci. L'ha ringraziato. Ragazzi e ragazzi, io avrei tirato giù il mondo e lei l'ha ringraziato. Comunque, non contento, poche ore dopo Paolo la chiama pure. Lei risponde e lui con tutta la tranquillità del mondo le dice: ho visto che hai preso il cellulare. Non è che l'hai fatto per chiamare di nuovo? Anna Rosa lo interrompe e dice: chi? Cosa? La polizia? I carabinieri? Paolo le dice: Anna, tu non puoi farmi del male, non puoi andarmi a denunciare di nuovo. Anna Rosa risponde: e perché no, Paolo? Perché non dovrei? Dopo tutto quello che mi hai fatto? Dopo tutto quello che hai fatto oggi? Paolo risponde: ok, ho capito, però sono pentito, davvero. Questo uomo si dichiara pentito da anni, però continua a fare imperterrito le stesse identiche cose. Infatti Anna Rosa a questo punto non ci sta più, glielo dice chiaramente al telefono. Lacrime da coccodrillo, ecco cosa sono queste. Mi hai fatta vivere nella paura per troppo tempo, ma adesso basta. Avrei dovuto prendere la porta d'uscita tanto tempo fa, ma non ti preoccupare, Paolo, lo faccio adesso. Paolo urla: Anna, Anna, no! Ebbene, Anna Rosa gli ha chiuso il telefono in faccia. E quella è probabilmente l'ultima volta e Paolo se ne rende conto. A questo punto non è più spaventata quando parla con lui, anzi, lo padroneggia, lo sbeffeggia. Insinua che le sue siano lacrime da coccodrillo e questo Paolo non può sopportarlo. Però ci ho fatto. Ora di fatto lui, la chiamata, ha violato il provvedimento che glielo impediva, quindi Anna Rosa coglie l'opportunità al balzo e richiama i carabinieri. Anna Rosa quindi richiama i carabinieri e dice:
Scusate, sono di nuovo io. Anna Rosa Fontana, in questo momento mi ha chiamato ed il mio telefono sarà sicuramente sotto controllo. Mi ha detto, per favore, non farmi del male anche se ti seguo. Allora, adesso vogliamo prenderli sti provvedimenti o no? Il carabiniere risponde. Se la chiamata è stata fatta, deve sporgere un'altra denuncia, signora. Deve venire in caserma. Anna Rosa aggiunge, però mi ha chiamato col privato. Ma se vengo in caserma, si risale al numero? Il carabiniere risponde, testuali parole. E signora, se lo dice lei va bene, sì, va benissimo, si risale al numero. Ora io mi chiedo, ma davvero le forze dell'ordine lavorano così, dannazione? Va bene che era il 2010, sono passati 10 anni, immagino che qualche miglioramento ci sia stato. Ma come può un carabiniere consapevole della storia di una donna risponderle in quel modo? Scusate, mi sfogo dopo, alla fine del video. Ora procediamo. Mentre Anna Rosa è al telefono con questo carabiniere, si sente tranquillamente un altro carabiniere che urla «Dille di non chiamare più!» Mentre il carabiniere che sta parlando con lei dice «Signora, sì, si può risalire al numero, ma se l'ha chiamata da, per dire, una cabina telefonica, a cosa si risale? Deve fare comunque una denuncia a lei e deve riferire che il signore l'ha chiamata, l'ha disturbata. Va bene?» Anna Rosa di nuovo si calma e risponde va bene, mi scusi il disturbo, arrivederci». Il carabiniere però, prima che Anna Rosa butti giù, aggiunge «Nel caso in cui si avvicina, signora, allora è un altro paio di maniche, ci deve chiamare». Di nuovo Anna Rosa dice «Va bene, grazie mille, salve». A questo punto ad Anna Rosa non resta che rifugiarsi a casa sua. I suoi figli la stanno aspettando per la cena. La donna si sta avvicinando verso casa ed in quel momento il suo figlio maggiore sta uscendo dal portone con la sua fidanzatina. Sono le 9:10 di sera quando Paolo Chieco corre verso Anna Rosa, la atterra e la colpisce di nuovo con un coltello. Ed è così che subito dopo il fatto partono le telefonate per chiedere aiuto. La prima a telefonare alla polizia è proprio la fidanzatina di Antonio, che conosce più o meno la situazione. Chiama i carabinieri quindi e chiede «Potete venire in via Lucana 333? Urgente, urgente!» Il carabiniere tranquillo come un impiegato alle poste chiede «Via Lucana dove?» La ragazza di Antonio di nuovo risponde «333! 333! Aiuto!» Il carabiniere ancora con tutta la calma del mondo le chiede «Ma che cosa è successo?» La ragazza con una voce alquanto coincitata dice «Anna Rosa Fontana! Veloci! Veloci!» Il carabiniere chiede di nuovo «Che è successo?» La ragazza risponde «E che volete che sia successo? C'è Paolo Chieco! Correte! Veloce!» Il carabiniere a questo punto chiede «393?» La fidanzata di Antonio dice «Via Lucana 333! 333!» Il carabiniere a pappagallo risponde «Ah, ok, 333!» La ragazza di nuovo al telefono dice «Sì, sì, sì, venite, muovetevi!» Il carabiniere ancora bello tranquillo e dice «Vabbè, ma mi potete dire che cosa è successo in linea di massima, per favore?» La ragazza dice in dialetto, un dialetto che io non so assolutamente pronunciare, quindi vi dico quello che ho detto in italiano, «Mo la fa fuori di nuovo il porco». A questo punto il carabiniere continua a stare bello tranquillo e dice «Ah, ok, va bene, ora le mandiamo qualcuno». Esattamente un minuto dopo a chiamare i carabinieri è il figlio di Anna Rosa, Antonio. E dice chiaramente, pronto carabinieri, venite subito in via Lucana 333, Paolo Chieco sta pillando mia madre, aiutatemi. Il carabiniere sempre con molta tranquillità chiede, cos'è che sta facendo? Antonio a questo punto risponde, sta pillando mia madre, Paolo Chieco, vi muovete? Il carabiniere risponde, ve lo giuro, risponde semplicemente, Niente di più. Antonio continua, via Lucana 333, veloce, vi prego! Il carabiniere risponde con un tono di chi gli ha guastato decisamente la serata, dicendo, va bene, ora arriviamo. Anna Rosa però nel frattempo non c'è più, e suo figlio l'ha trovata, lì, in mezzo alla strada, a pochi passi da casa sua. Passa qualche altro minuto, a questo punto i carabinieri ricevono la chiamata da un loro collega, che dice, collega, sono Manicone, senti, fai venire un'ambulanza urgente alla milizia in via Lucana 333. Il carabiniere, che è sempre stato lo stesso a rispondere alle chiamate, richiede di nuovo, che è successo? Manicone risponde, un omicidio penso, ci sta qua a terra una donna, è c***ata. E qui io mi chiedo, ma il carabiniere dietro la cornetta, 1+1 lo sapeva fare? Secondo me, sì. Non ci vuole un genio per capire che se nel giro di 3 minuti ti chiamano 3 persone che ti dicono muoviti, vieni qui, perché c'è un pericolo, forse, dico forse, qualcosa è successo, santo Dio. Ebbene, il carabiniere non si preoccupa di questo, però si preoccupa di chiedere a Manicone, ma lei chi è? L'uomo risponde, carabiniere scelto Manicone. È a questo punto che il carabiniere inizia anche a chiedergli dove lavori. Manicone risponde, io sono di Matera, lavoro a Gravina, ma comunque fatti subito che la signora pare essere ancora in vita.
Il carabiniere a questo punto risponde: eh sì, va bene, va bene, va bene. Una volta che i carabinieri e le ambulanze sono giunte sul posto, si è potuto solo constatare che Anna Rosa non c'è più. Nel frattempo Paolo chiama di nuovo i carabinieri da casa sua e dice semplicemente: sono Chieco e sto aspettando. L'uomo viene condannato a 30 anni di carcere il 28 febbraio del 2012. Viene condannato perché alla fine quell'uomo, Anna Rosa, l'ha davvero fatta fuori. Non è più un tentato omicidio. Ora tocca a me e scusatemi, ma sento la necessità di sfogarmi. La sento proprio dentro perché davvero questa storia mi ha svuotata, letteralmente. Ho iniziato a temere di non aver persone a cui rivolgermi in caso di pericolo. Ho pensato che sì. Queste storie capitano nelle relazioni soprattutto. Ma se un giorno un tizio decide che gli sto particolarmente simpatica e vuole importunarmi, e lo fa per più e più volte, io, chiamando le forze dell'ordine, sarò protetta? È esattamente questa la domanda che mi aleggia nel cervello da ore. Ci dicono che le donne non devono accettare la violenza. E Anna Rosa, ad un certo punto, non l'aveva più accettata. Era da tanto tempo che Anna Rosa non accettava più la violenza. Ci dicono che le donne devono denunciare, non devono aver vergogna, non devono aver paura. E Anna Rosa l'ha fatto. Ha denunciato, ma nessuno l'ha ascoltata. Questo non ha impedito a Paolo di portare a compimento il suo piano, quel piano che è evidente, abbia in testa da anni. E quindi io mi chiedo, in questa storia la giustizia dove sta? Sta nei 30 anni che ora sta scontando Chieco? Mia opinione? No, mi dispiace, io non la penso così, perché quell'uomo doveva essere punito fin dall'inizio, già in carcere doveva rimanerci degli anni, non farsi bello allegro tutti gli arresti domiciliari con il binocolo. A spiare la donna che ha tentato di far fuori. Dove stanno le autorità in questa storia? Dove? Anna Rosa chiamava spesso? Possibile, visto la situazione. Ma se una donna sporge tante denunce, continua a chiedere aiuto, continua a chiamare, le forze dell'ordine non dovrebbero quantomeno intervenire, santo Dio? Paolo doveva rispettare un ordine restrittivo. Quando l'ha violato, qualcuno è andato in soccorso di Anna Rosa? No. Questa storia è piena di no che dovrebbero essere sì. Perché se quei poliziotti e quei carabinieri avessero fatto il loro lavoro, forse Anna Rosa oggi sarebbe ancora qui. Non sarebbe stata un'altra triste vittima, non si sarebbe mai ridotta ad un numero. Un numero infinito di donne che vengono fatte fuori dal fidanzato, dal compagno, dal marito. E allora in tutto questo io mi chiedo solo un'ultima cosa. L'umanità in tutto questo dove sta? Esiste un diritto alla vita? Questo diritto è davvero garantito da qualcuno? E fino a che punto questo diritto è garantito? Perché è chiaro che una donna maltrattata sarà sempre soggiogata dal suo carnefice, santo cielo. Però vorrei anche aggiungere un'altra cosa, perché ci sono delle persone che dicono: ma sai, voi donne avete quella brutta abitudine di fidanzarvi con persone che non fanno per voi, per poi dire: li cambierò. Sì, questa cosa si chiama sindrome da Croce Rossina. La conosciamo tutti quanti, ci siamo tutte quante rotte tre quarti di ovaie di sentire questi discorsi. Io, quando mi sono fidanzata con il mio ex, non ho mai avuto l'intenzione di cambiarlo. È lui che nel tempo è cambiato. Io non ho mai pensato di dover fare la croce rossina per nessuno. Era solo tanto geloso quanto manipolatorio ed io avevo solo 16 anni. E con questo mi fermo. Credo che questo discorso sia arrivato forte e chiaro alle orecchie di chi vuol sentire. Ma il detto si sa, è questo. Non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Per tutti gli altri non mi interessa, pensatela come volete. Va bene così, ma ai miei occhi non riuscirete mai a trasformare Anna Rosa in una vittima che se l'è cercata. Mi dispiace. Per me no, non se l'è cercata. Ha cercato di sfuggire da quell'uomo per anni. Quest'ultima cosa l'ho aggiunta perché sotto il video di Luca Delfino sono arrivati dei commenti del genere, grazie a Dio pochi, eh? Però ci sono stati e quindi io volevo chiarire la mia posizione una volta per tutte. Questo è ciò che penso. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto state attenti e attente. Ciao ragazzi, ciao ragazze.